L'Italia non ha mai vinto e di questo mi dispiace. Io quest'anno voglio e sto dando il massimo perché mi piacerebbe veramente tanto poter essere la prima italiana a vincere la corona di Miss Universe e rappresentare il mio paese nel mondo. E di solito non mi espongo su questo, ma mi piacerebbe essere anche la prima mulatta a portare la corona a casa, quindi sarebbe una soddisfazione incredibile. Quando ero piccola avevo una concezione un po' sbagliata del concorso di bellezza perché pensavo che fosse un po' fine a se stesso, quindi non mi ci sono mai veramente approcciata. Finché sono venuta a conoscenza di Miss Mondo, ho partecipato nel 2017, ho vinto la fascia Miss Cover Girl, è stata un'esperienza molto bella e lì ho capito che in realtà il concorso di bellezza è oltre la bellezza, quindi la cosa che mi piace di più appunto anche di Miss Universe è proprio che non si limita al tuo aspetto. E sono stata anche fortunata da questo punto di vista perché l'organizzazione di Miss Universe Italy è molto organizzata e molto professionale. Infatti mi hanno messo a disposizione un coach, ci sentiamo costantemente, mi dà consigli utili su come migliorare la mia camminata, su come migliorare il mio linguaggio, su come imparare a rispondere alle domande che poi faranno alla finale mondiale. Tra l'altro quest'anno è cambiata, nel senso che le percentuali e i criteri con cui saremo valutate saranno differenti dagli anni scorsi. Sarà il 50% sull'intervista, quindi faranno domande di cultura generale, un po' su come la vediamo noi, su diverse tematiche sociali in generale. E poi ci sarà il 25% per la parte della evening gown. Stiamo decidendo insieme tutti i vari stili, anche per il costume nazionale. Noi abbiamo deciso un luogo dell'Italia, stiamo creando un abito che rappresenti questo luogo e è un luogo che rappresenta al meglio, secondo me, la nostra italianità. E il 25% per la competizione in costume. E ci sarà appunto una parte molto grande dedicata all'intervista, dove potremo far vedere, insomma, quali sono i nostri pensieri, le nostre opinioni su varie tematiche. C'è stato un bel cambiamento da parte dell'organizzazione internazionale di Miss Universe, perché non da quest'anno, ma dall'anno prossimo, potranno partecipare appunto anche le donne che hanno già avuto bambini o che sono incinte o che sono già state sposate. Questo, secondo me, è un passo avanti incredibile. I concorsi sono cambiati tanto nel tempo. Tantissimi anni fa potevano essere più incentrati sull'aspetto fisico, adesso sono tutt'altro e anche da questo punto di vista sono al passo con i tempi. La finale internazionale sarà a New Orleans, è un po' la casa della multiculturalità, è anche dove è nata la musica più soul, quindi sarà un'esperienza incredibile, avremo tantissimi spunti diversi. L'Italia non ha mai vinto e di questo mi dispiace. Io quest'anno voglio e sto dando il massimo perché mi piacerebbe veramente tanto poter essere la prima italiana a vincere la corona di Miss Universe e rappresentare il mio paese nel mondo. E di solito non mi espongo su questo, ma mi piacerebbe essere anche la prima mulatta a portare la corona a casa, quindi sarebbe una soddisfazione incredibile. E i miei genitori sono entrambi nati a Trento, però ho una nonna che è tedesca, la nonna materna, e invece la nonna paterna è nigeriana, quindi sono un mix di culture diverse. Ho avuto diversi valori, conoscere culture diverse, essere aperti nei confronti del mondo in generale sia una caratteristica fondamentale per riuscire a vivere anche la vita al meglio, se posso dire, perché si riescono a sperimentare, a scoprire cose incredibili anche se vogliamo e a migliorarci sempre. Tra l'altro, uno dei messaggi che mi piacerebbe portare a Miss Universe è proprio quello invece del gender gap, quindi soprattutto perché penso che ci sia ancora tanta disparità economica nelle possibilità che si hanno e quindi mi piacerebbe riuscire a fare squadra con le donne per riuscire a portare più informazione su questo tema, ecco. E poi poterlo condividere con tutte le altre Miss da tutto il mondo che appunto hanno culture diverse sarà fenomenale, secondo me. Sicuramente ho una responsabilità. In ogni caso ci sarà un'esposizione mediatica importante, quindi di conseguenza vorrei riuscire a trasmettere i messaggi più positivi possibile. La bellezza è molto relativa, prima di tutto. Sembrerà scontato, ma questo è proprio il mio pensiero. La bellezza viene dalla gentilezza, dal modo che hai di porti nei confronti delle persone, di comportarti nei confronti delle persone. Non serve a nulla la bellezza in sé per sé, secondo me. Io sono cresciuta con i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia, dell'inclusione, della condivisione. È questo, credo, che faccia una persona bella, non tanto l'aspetto fisico, ecco.
La vivo serenamente, nel senso che io sono italiana al 100%, ma hanno partecipato anche ragazze che magari avevano ancora origini differenti rispetto a me, ma non l'ho mai trovato un limite. Anzi, io penso che possa essere una possibilità, una chance che abbiamo in più, magari di portare a casa in questo caso la corona o comunque un obiettivo anche internazionale, perché io credo di poter rappresentare le italiane in ogni caso. Le cose sono cambiate. Un saluto a tutti i lettori di Fanpage da Miss Universe Italy.